Ciao, in questo video parleremo di un paio di cose importanti, tra cui il nerf che hanno fatto a Kindred. Lo hanno fatto al volo come hotfix, come ogni tanto fanno per alcuni campioni, all'interno della patch. Quindi non lo sapete praticamente, perché non viene scritto da nessuna parte. Viene solo messo un aggiornamento di qualche mega, ma tra skin e piccoli rilasci uno pensa sempre che non è niente di importante. E invece in questo caso hanno fatto un hotfix a Kindred. Vedremo un aggiornamento sulla sua build, in quanto non ho fatto un video di aggiornamento io personale dove la gioco in ranked, perché in questo periodo non sto giocando tanto jungle, ma ho ottenuto d'occhio la situazione per le build e le cose che vanno a costruire su Kindred, vedremo qual è il campione secondo me dell'evento, quello che dovete indovinare che adesso è l'altro piccolo evento presente in gioco mentre aspettiamo la prossima major patch e in più vi darò qualche altra novità interessante eccoci sull'evento per indovinare il campione molti non hanno notato che aprendo le risposte tutti i campioni presenti per la scelta di questo di, nel provare ad indovinare sono campioni attualmente non presenti sul League of Legends Wild Rift ma sono presenti solo sul League of Legends. PC. Quindi, prima di provare ad indovinare, mi raccomando, guardate questa cosa perché è importante. Detto questo, io credo che sia Calista. Infatti la mia prima risposta è Calista. Poi ho messo Viego e Maokai perché sono campioni che verranno rilasciati nella patch 5.1 e successivamente Check Serat. Perché credo che sia Calista? Intanto perché secondo me lo hanno fatto apposta con il release e tutto quanto. Ovviamente la ricompensa che ci danno se azzecchiamo sono solamente i boost di granelli blu. Quindi se siete nuovi giocatori sicuramente vi fanno comodo. Per il resto niente di che. La cosa molto più importante in realtà è fare le partite e prendere le ricompense perché ci danno due carte protezione classiche che vi vanno completamente a bloccare una lose in ranked e mi pare due o tre carte perseveranza adesso non ricordo perché non le posso vedere quelle che ho già preso però carte perseveranza carte protezione classificate e quindi andiamo ad avere delle cose molto succose per questi ultimi giorni di season ecco anche altra cosa importante prima di farvi vedere perché secondo me è calista è proprio questo se noi andiamo ad aprire le ranked diamo qua apro le, ra apro le ranked in alto a sinistra vedete c'è il countdown 6 giorni rimasti infatti vediamo qui se andiamo ad aprire ci apre anche la pagina direttamente di Wildrift quindi cosa molto importante sulla stagione che sta finendo e quindi come vi avevo detto anche nello short ed ecco guardate questa immagine guardate i capelli di Calista adesso continua vi faccio vedere cambiando scena guardate i capelli guardate la parte sopra di tutta la parte dei capelli che vanno all'indietro ecco sembra letteralmente lei proprio cioè come se stesse caricando una lancia all'indietro andiamo ritorniamo di qui e quelli sembrano essere i suoi capelli è vero che in ci hanno fregato varie volte, ma io metterò Kalista come prima risposta e gli altri un po' a caso perché secondo me è effettivamente Kalista in qualche posizione strana mentre lancia una lancia. Passando al nerf di Kindred, andiamo a vedere che cosa hanno fatto. Prima di tutto, hanno abbassato l'attacco base da 70 a 66, quindi meno danni. L'armatura di base da 40 a 37, quindi prendete più danni. La vita di base da 630 a 600, quindi anche qui potete resistere di meno. Andiamo poi sulla prima abilità, che viene nerfata a livello di danni flat, perché 65 diventa 50, e l'estremo 140 diventa 125, quindi. 15 in meno per livello ma il bonus attack damage rimane lo stesso quindi meno danno con la prima abilità. C'è anche poi un nerf sulla seconda abilità e su entrambe le parti della seconda abilità sia su quella sui, sui danno normali sia sul danno sui bersagli con poca vita. Quello che sono andati a cambiare non sono i valori flat che vedete 80, 155 è rimasto 80, 155, 70% è rimasto 70% ma è quanto danno poi in più facciamo in base alle nostre stack. Infatti prima sulla prima parte dell'abilità era 8 più... Uno per delle nostre stack della passiva. E invece, se andiamo a vedere sotto, diventa 8 più 0.5 delle stack della nostra passiva. Quindi comunque un danno praticamente dimezzato a livello di quello che prendiamo dalle stack. Stessa cosa anche sull'altro pezzetto dell'abilità. Vedete 80 rimane identico. 80, insomma, fino a 155. Sempre 70% rimane 70%. Ma poi andiamo a vedere le stack. Che da 12 più 1,5 appunto delle stack diventa 12 più 0,75 delle stack. Quindi nerf anche sulla seconda abilità in totale quindi andiamo ad avere meno danno di base meno armatura meno vita meno danno sulla prima e meno danno sulla seconda, quindi un nerfino comunque importante. A livello di tier list credo che sia comunque ancora un jungler molto forte, ma non sia uno di quei jungler che vanno piccati h24 che sia perma broken o cose del genere, perché è comunque facilmente invadibile, la si uccide molto facilmente, la suprema va utilizzata alla perfezione, quindi per ora la mantengo come un pick da TRS, non da TRS più. Però vediamo come saranno gli sviluppi nelle prossime patch e come sarà la big patch della eh, diciamo 5.1 però abbiamo un aggiornamento su rune e oggetti infatti questa è la build aggiornamento che vi posso consigliare in generale una build un po' diversa già vede l'utilizzo del kraken però attenzione il kraken sta per andare in pensione vi arriverà il video su tutte le rune nuove e gli aggiornamenti quindi non vi preoccupate però il kraken cioè domani rispetto a questo video il kraken sta andando in pensione quindi lo rimuoveranno nel frattempo potete utilizzare il kraken che funziona molto molto bene su kindred avevo primi dei dubbi all'inizio ma dopo averla vista tante volte è un'ottima runa scarpe andiamo attack speed le prendiamo subito perché tanto l'attack speed è super importante e poi abbiamo la Trinity, Sì, non andiamo a buildare subito critico ma funziona una bomba su di lei, ogni volta che castiamo la Q andiamo a saltellare quindi funziona molto bene, collezionista è enorme, è enorme perché ci permette anche di fare le uccisioni facilmente dopo la nostra Suprema, se noi usiamo la Suprema per salvarci e nel frattempo fare danno e abbassare qualcuno, appena finisce timiamo bene il nostro danno, arriva subito la botta di collezionista, magari della prima abilità con anche la virtù della Triade e quasi sempre uccidiamo con lui l'ultimo attacco base necessario appena usciti dalla Suprema. E visto che tendenzialmente abbiamo più attack speed dei nemici con i quali stiamo combattendo la nostra Suprema, è una cosa che succede senza troppi problemi. Abbiamo poi Blaster, ci piace tantissimo su questo campione, ve l'avevo detto anche nel video precedente, Memento Mori, Anti-Hell e Critico e infiniti edge per confermare i critici e arrivare al 100% di critico. Le rune ve le ho dette poco fa, ma vediamole nel dettaglio, Trionfo ci curiamo insomma quando facciamo le uccisioni, sempre per la combo di prima non male. Uccisori di giganti, sempre comoda contro comunque alla fine fighter, tanconi. gente grossa Leggenda Stirpe, ci andiamo a curare di più. E poi abbiamo impatto improvviso per la penetrazione ogni volta che sompettiamo. Abbiamo lo Smite chiaramente e il Flash piuttosto standard. Quindi questo è il mio aggiornamento sulla build di Kindred. Quando uscirà la nuova patch, magari ci si proverà il press di attacco oppure si tornerà sul sull'Ital. Tempo. Ultimo aggiornamento importante che invece voglio darvi qui riguarda le skin Soul Fighter. Che sostengono dovrebbero arrivare proprio il 10-11 aprile. Qui c'è scritto il 10, ma considerate l'eventuale orario portoghese, no non portoghese, anzi scusate, brasiliano, perché in teoria a Brasile parlano portoghese. No, però non è l'orario portoghese. Quindi, comunque, 11 aprile, quando è la data della paccia, ci hanno detto, con l'arrivo di Calista sul Fighter. Ok, questa è un'informazione importante perché Calista sul Fighter, scritta al 10 aprile, vuol dire. 10-11 aprile. Vuol dire che è, dovrebbe essere confermata Kalista all'arrivo l'11 aprile. Ve lo farò sapere nelle patch notes, non vi preoccupate. E questo vorrebbe dire che per una volta abbiamo un campione con. Cioè Kindred è uscita il 29 marzo e Kalista l'11 aprile. Tanta roba. Poi vediamo Gin Soul Fighter. Regalo vista, l'ho vista in game sul PBA, bellissima. Gwen sul, fi sul fighter, molto carina Sto singhiozzo, proprio mi colpisce sempre Durante i video, Samira sul fighter Veramente tanta roba, tra l'altro non considerata Come edizione prestigio, chissà se Sarà leggendaria oppure no E Shinzao sul fighter edizione prestigio Allora, questo qui Non so se è tecnicamente, perché questo è Un tizio che posta su Twitter Ecco, mi sono un po' confuso, che vi ho fatto Vedere già altre volte, di solito ci azzecca Piuttosto spesso, ma Non è una roba super mega confermata, quello lo Vedremo nelle patch notes ufficiali, quando le facciano ufficiali dovrebbero arrivare il 10 aprile, insomma, il mercoledì più o meno sera, come sempre. Io appena ho novità, ve le posto come tutte le volte. Ad ogni modo vi ricordo che se volete supportarmi anche con la sub da 1,99 euro qui su YouTube, sappiate che mi aiuta tantissimo. Questo è ancora e tuttora il mio lavoro a tempo pieno su YouTube, su Twitch, insomma, su tutte le piattaforme e ogni piccolo supporto è veramente importante. Se invece fate quelle più costose, potete chiedere i reel, potete chiedere i campioni, il gameplay dedicato, insomma al campione che avete richiesto e tutto comunque come spiegato sia nel video di presentazione che nel post che trovate sotto la community io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine vi invito a lasciare un like iscrivervi al canale tutte quelle cose su cose vi auguro una buona serata delle buone ranked e ci vediamo al prossimo video